Buongiorno a tutti, oggi venerdì 12 aprile dell'anno 2019, l'anno del Signore, l'anno di colui che con Futura, il partito degli onesti, il partito dell'onestà, il partito dei nostri figli, insieme a tanti, potrebbe diventare colui che può sistemare un mondo, un'Europa. Un mondo civile, un mondo di onestà, un mondo di diritti, un mondo di trasparenze, un mondo veramente bellissimo dove esiste una grande felicità. L'amore, lavoro, sanità, assistenza, residenza, pensioni, ospedali, nuovi sindaci onesti, assessori assolutamente onestissimi, non più come quelli precedenti delle regioni che hanno rubato denaro. Si sono loro, non è che hanno rubato, ma si sono appropriati di denaro altrui. Questa è la cosa più scabrosa e più non importante che si possa considerare a questo mondo, perché tanti ladri sono considerati i migliori, tanti onesti sono considerati i peggiori. Il mondo, la sapienza di essere al mondo, la storia, e ancora a tutti buona mattinata. Per coloro che sono svegli per andare a produrre un lavoro per vivere e per mangiare, per coloro che si sono appena alzati, che con la sveglia che si è messa a suonare, alzandosi si sono detti, è l'ora di alzarsi, sapendo che tra i vari valori non si saprà se la giornata è umile, buon sensuale o caparbiamente eretta, o magari eternamente strana, o con una piccola banalità. Non si potrà vedere più la casa o la moglie o i propri figli, ma per coloro guardie giurate che hanno percorso chilometri nelle campagne, nei paesi sulle strade contorte, sulle strade polverose e secche, ma con amore e pazienza e negligenza, di essere loro i gufi della notte e non coloro dello Stato che solo al minimo colpo di pistola scappano. Ma non sono loro che se la prendono con la povera gente, come il caso Cucchi. Poi se oggi dovessimo parlare del caso della povera banda della Magliana, e per quelli della Fiat Uno, ora li chiameremo poverini, senza ora parlare del caso Battisti, ora che si è autodenunciato, sperando forse di trovare una cosa sana alla giustizia che gli regala la fuoriuscita dal carcere, poiché oramai che si è ammalato e poco tiene ancora da stabilire in questa grande vita umana. Ma tra coloro pagati da noi, coloro statalisti, che dovrebbero vegliare per una salubre politica di giustizia, sana, per una vita tranquilla senza troppi stupri, senza rapire nessuno, senza furti in casa, nelle ville, nelle banche, nelle poste. È vero che tra rubare in banche e nelle poste a volte potrebbe accadere, i veri ladri sono loro che rubano e non i ladri. Sono come i nostri politici che invece di gridare onestà come fanno da anni, rubano per loro, facendo pensare che purtroppo l'Italia gira in queste condizioni non stabili tra banche e che hanno emesso bond infetti e oro, argento, fasullo. Ma quanta e quante sono queste banche assai lunghe e altomirate che hanno rubato ai poveri italiani, ai poveri correntisti, vendendo esattamente cose veramente sporche. Poi mi dicono che stanno rimborsando tutti. Speriamo che Dio li benedica. Credendo sempre quello che vedono i miei occhi, le mie orecchie, per quello che sentono da una parte ci vorrebbe molto più guardie giurate, in erba, onesta, togliendo coloro pubblici che si fanno mantenere da noi poverini del cartellino, tra qualche calcetto nei fondi schiena, e tra tanti e tante furberie che tra anni, mesi, giorni hanno saputo farsi mantenere da un popolo onesto, o la cosa tra il dire e il fare ci si crede e capire, che tra questi bombaroni con problematiche sceme, con problematiche che
con i vari sistemi produttivi, ma sono di carattere inumano, truffando e rubando denaro, la povera gente. Ringrazio coloro che con mezzi e onestà, guardie giurate che salvano la pelle a tante persone, tipo i pompieri, le grandi ambulanze di soccorso che ad ogni chiamata sono pronte ad intervenire. Questo secondo le città e regioni, poiché ancora oggi nell'anno del Signore esistono città ancora senza mezzi e ancora da Amatrice per poi entrare nel Friuli Aquila e tante altre città allo sbaraglio con i grandi eventi sismici accaduti e ancora in una fase di costruzione. Poi queste persone, altro che apportare e a dare condoglianze e stette di mano, non sanno fare i nostri politici, per poi per coloro che avessero sbagliato a dare voti, si presume, oh mio Dio, perché mi hai abbandonato. Poi mi ricordo di un certo capo reparto quando gli dissi, ma come mai quella persona prende 7.000 euro al mese e noi appena 1.000, mi rispose, che quelle persone che si fanno e percepiscono pensioni e stipendi, come quelle appena accennato, sono poverini. Ebbene, allora, visto che oggi questa persona deve continuare ad andare a farsi curare, visto che noi non poverini ma poveri in canna, quando avremo speso tutto il denaro per andare a farsi curare, dovremo attaccarci ad una corda per poi scendere con una corda al collo, da una finestra, da una pianta, da un albero, e ci tireremo il collo e poi tra i seni sdrucciolati del ponte di Cristo. Ma come si vuol dire, compagni? Sì, ma frega compagni, ancora sì, altro che compagni, poiché speriamo di trovare persone umane che vorrebbero entrare in una vera squadra senza troppe squalide manie. Saluto e auguro a tutti una buona giornata dal presidente di Futura, Giovanni Di Giuni. E vorrei dire un'altra cosa: emergenza sanità, dove tecnicamente dovevano sparire le morti bianche e nere. La sanità deve essere un diritto per tutti. Vivere, 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 non morire, ma stare veramente bene. Agli immigrati tutti devono lavorare, tutti. Ma dove? Quelli che sono qua e quelli al suo paese, bisogna riportarli al suo paese per creare un mondo di lavoro, dignità, onestà, insegnamenti, trasparenza, tutto quello che non si è fatto in questi anni per una vita migliore, per un mondo migliore, per una produttività migliore, per un mangiare migliore, per vivere un migliore, per sempre essere migliori. Perché nel mondo d'oggi non ci vuole mercenari, ma ci vuole onestà, ci vuole produttività, ci vuole denaro, ci vuole un mondo di amore, un mondo di felicità, un mondo di romanticismo, guarire le persone anziane, aiutarle, gli invalidi, i disabili, i veri disabili, i veri anziani, le vere persone che hanno bisogno d'amore, d'affetto e tutto quanto in questo mondo si può dare. Il lavoro lo si deve dare a tutti, ma prima ci siamo anche ora noi in Italia, siamo noi che abbiamo mantenuto un mondo sbagliato, siamo noi che abbiamo sbagliato a mettere su politici sbagliati, siamo noi i veri colpevoli e loro ci hanno truffato. Oggi bisogna fargliela pagare, oggi bisogna mandare tutti a casa, da Renzi a Gentiloni, a Letta, a Prodi, a Berlusconi, tutti a casa, Grillo lo stesso, Movimento 5 Stelle, la Lega, tutti a casa, perché tutti sono mangioni, tutti hanno rubato. Ci vuole gente onesta, onesta, onestà, onestà, partita, domenica, domenica, dove sa, quanti, tutto il mondo del paese, dall'Albania alla Polonia, alla Polacchia, alla Slacchina, alla Cecchina, all'Islam, Iran, tutto il mondo paese, invece si fa la guerra. Non ci vuole la guerra, ci vuole la pace. Pace per amore, pace per vivere. Assistenza, bisogna darla a tutti, anche a chi ne ha bisogno specialmente, anche a chi fa fatica ad aver bisogno. A tutto il mondo essere fratelli, sorelle, amici, amarsi, vivere. A tutti coloro che compiono gli anni oggi come il signor Emanuele Re, auguri di tutto cuore, e a tutti quelli che compiono gli anni oggi, auguri da Presidente Politico Futura per un grande mondo. Lo auguro anche per Carlo, perché è un grande partito, il partito dei nostri figli. Auguriamo a tutto il mondo che la gente cominci a credere in una grande soddisfazione, in una grande moralità, in una grande vittoria, in una grande vita. Grazie. Ladri, non ci deve essere più nessuno, voglio vedere un mondo d'amore, voglio vedere un mondo di pace.
controlli, io controllerò specialmente gli ospizi, gli ospedali, io controllerò quelli del cartellino, io controllerò tutti e gli farò un culo veramente grosso, un ano più grosso che ci sia, perché voglio vedere un mondo pulito e non un mondo di furbetti, perché compagni frega compagni e ora che compagni non fregano più compagni, perché è ora di onestà, è ora di civiltà, è ora di mettere a posto una grande Europa con la E maiuscola, Europa. Controllo sui posti di lavoro. Oggi voglio vedere sicurezza dappertutto, dall'alto al basso, alla terra, alle chiavi, a tutte le macchine in sicurezza. Non voglio più vedere morti. Sulle strade sicurezza, anche le guardie devono essere sicure di andare in giro a controllare armate e non armate. Non farsi ammassare come tante persone. Basta! E guai a loro, sia loro che al pubblico e al popolo civile, a quelli che noi per anni abbiamo pagato, dalle forze dell'ordine a coloro che Salvini vuole aumentare la setta dei lazzaroni, la setta dei corruttori, la setta dei magistrati, quella che Salvini vuole aumentare e noi dobbiamo pagare. Basta onestà, corruzione, basta, è ora di smetterla. Scuola. Voglio una scuola pulita, basta professori che aspettano il 27, come la Beltrami, le Einaudi, coloro che hanno fatto sporcherie. Vergognatevi, convertitevi. Convertitevi per un mondo intero. Non bugiardini e bugiardoni, eccetera, eccetera. Vorrei salutare tutti, perché ne abbiamo sentite in altra. I ghisleri c'erano anche lì, quelli del cartellino facile. I ghisleri, oh, da grande scuola. Le Einaudi. E il Beltrami. Quanti galli, quante galline, quanti asini ci sono in questo mondo. Ciao ragazzi, salve! Da Giovanni Di Giuni per un grande mondo. E presto insieme, grazie.